Ok, siamo arrivati. L'ingresso del covo deve essere da queste parti. È nel sottosuolo. Dovrò improvvisarmi speleologo urbano. Ok, vediamo. Una puzza mai sentita. Spero di trovarla prima che il fetore la stordisca. Se riuscissi a uscire da qui senza sporcarmi, sarebbe un miracolo. Ehi là! È uno spasso. Ehi! Sibilante! Wow, guarda che posto! La quantità di infrastrutture che sorreggono la città è incredibile. Non darò più per scontata l'acqua corrente. Trova il covo di Hammerhead. Wow, basterà seguire la corrente. E là! Troppo divertente. D'accordo, vediamo dove arriva. Più avanti c'è una parete pericolante. Perfetto. Avanti. Hanno occupato una stazione della metro abbandonata. Devo eliminare questi tizi. Poi cercherò Sable. Cecchino. Sicuro di saper quel che fai? Innanzitutto il cecchino. Allora, prima di tutto togliamo via i cecchini se ce ne sono altri. C'è il rischio che questo progetto Olympus vi faccia saltare qualche rotella, ma gli resta poco. Quindi vorresti garanzie? Su cosa? Sui soldi che ci ha promesso. Abbiamo diritto a un contratto con valore legale. Stai parlando sul serio? Ci ha promesso una cosa? Mettiamolo nero su bianco. Non siamo stati. No, punti di vista. Mio figlio mi vede come un eroe. Sì, può darsi. Anche mia madre. Visto? Siamo tutti eroi nel nostro piccolo. Non ti pare? Sì, ma ora lascia. Anche io devo inventarmi qualcosa. Ok.
Ehi! Fai perdere la concentrazione. Sembra di averli eliminati quasi tutti, eh. Tolti via tutti. Bene, questo era l'ultimo. Dunque, scommetto che seguendo i cavi della corrente ho sbagliato dritto a Sable. Speriamo non sia una carrozza portante. Devo trovare il modo di tirare giù il vagone. Così. Bene, seguiamo il filo giallo. Magari incontro uno spaventapasseri, un leone o un uomo di latta, invece delle scimmie alate di Hammered. Ah, tunnel ostruito. Ma forse posso passare in mezzo. Eh sì. Possiamo passare di qui. Mamma mia. So che per cadaveri. Questa non me l'aspettavo. Allora. Credo un come risposta. Dimentica che l'abbia detto e io spero di averti visto bere in ufficio. Ma che ufficio? E poi era caffè. Dall'odore non sembrava caffè. Devo liquidarli in fretta e trovare Sable. Facciamo il gioco del silenzio. Ok. Questa sembra la loro centrale operativa. XRT-89, veicolo sotterraneo per trasporto truppe. È questo il vero nome? Preferisco Talpa. Per la lustra la zona. Wow. Se Hammered mette le mani su questo giocattolino, siamo in guai seri. Quello sbirro stava per uccidermi. Mi avevi promesso l'invincibilità. L'avevo detto quasi invincibile. Dopotutto lei è ancora umano. Allora rendimi meno umano. Temo di non capire. Hai capito perfettamente. Mettiti al lavoro! Chi erano? Qui cos'è che c'è? Progetto Olympus. Queste capsule consumano... Gliel'ho detto! Ho solo contribuito al montaggio, non l'ho progettato io! Allora sei la persona sbagliata. In compenso... abbiamo la nostra prima cavia. No! 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 Non accendetelo! Vi prego! Mi serve solo qualche minuto! Posso risolvere il problema! Finalmente ci capiamo! Jetpack della Sable. Sarei disposto a pagare per assistere ai primi voli di prova degli scimmioni di Hammered.
Devo dare un'occhiata in giro per scoprire di più. Ah, c'è lì. Tutto questo appartiene a Sable? Sì, ma molto materiale è all'estero. A che pensi, capo? Penso a come ha preso il controllo della città in pochi giorni. All'epoca del respiro del diavolo, intendi? Sì, sembra impossibile. Nulla è impossibile se possiedi i mezzi necessari. Beh, abbiamo i nostri escavatori. Non bastano. Se vogliamo il meglio, ci serve lei. Sì, certo. Ma come pensi di fare? Continuate a derubarla. Sarà lei a trovarci. Sable, mi sembra vicina. Laggiù. L'unica uscita qui dentro. Cavi elettrici ad alta tensione e acqua. Cosa potrà mai andare storto? Questo covo sotterraneo dimostra che Hammerhead dovrebbe rinunciare a qualche sgherro armato e assumere degli ispettori alla sicurezza. Non otterrai Tu mi hai salvata. Beh. Perché? Perché ho bisogno di te. Lavoro da sola. È una cosa che dicevo anch'io. So cosa succede in Simcaria e so quanto sia importante per te. Credi di saperlo, ma non lo sai. Quando riuscirai a fidarti di me? Senti, forse ho trovato un suo punto debole, ma non posso farcela da solo. No, l'ha liberata! No! Che casino! Bene, ecco il piano. Io... Sì, è bel piano. Nelle strade della Simcaria. No! Sul serio? Io guardando film. Dovremmo scambiarci gli appunti. Attenti, ci sono alleati. Aia, che dolore. Per una volta. Taci e combatti. Ma devi migliorare le tue battute. Una salsa, ovviamente!
Aspetta, l'hai chiamato Talpa? Sì, suona molto meglio del nome originale, non trovi? Ehi, Sable, feriscili solamente, ok? Hai scelto il giorno sbagliato! Ok. Basta che bello. Ma che spettacolo! Batti 5. Parlavi di un punto debole. Io aspetto ancora il 5, sai? Queste sono cartelle mediche. Sì, per lo più su quella placca che ha nel cranio. Acciaio carbonio. Resistente, eppure sensibile al... caldo! Sì. Ho un'idea. No. Beh, giuro solennemente di seguire i tuoi ordini. Ti chiamerò. Aia! Ma... sì. Mentre aspetto la chiamata, mi dedicherò ai miei doveri di ragno. Ma che succede? Continuo a trovare oggetti gialli. Magari c'è un nuovo artista in città. Un dossier della polizia. Qualcuno è stato ucciso durante una rapina, ma non hanno rubato niente. Un registratore audio, eh? Dunque, soffre di stress da lavoro. Insomma, si è rivolto alla persona giusta, è il mio campo. Me l'hanno detto. Mi descriva più in dettaglio ciò che prova. Carico me stesso di forti pressioni. Voglio essere sempre il migliore. E ho un capo molto esigente. Di cosa si occupa per lavoro? Queste conversazioni sono private, giusto? Certamente. Bene, perché se trapelasse qualcosa, lei sarebbe un uomo morto. Sul dossier c'è scritto un indizio. In giro potrebbero essercene altri. Qui ci sono delle coordinate GPS. Adoro le cacce al tesoro. No, è sospetto che alla fine mi troverò un forziere pieno di blocco. Si va alla ricerca.